E ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Samuele011, oggi siamo in un nuovo video. Oggi siamo su Fortnite, sto entrando. Io ho cliccato subito quando ho iniziato a entrare su Fortnite, perché non so, perché c'è il trailer. Io non ho ancora fatto niente. Quindi, c'è il nuovo aggiornamento, capitolo 3, season 4. È bellissimo, perché c'è la skin di Paradigma e di Spider-Gwen, quella di Miles Morales. Se io clicco qua dovrebbe esserci il trailer, che io non ho visto, c'è solo alcune skin al pass, però non ho visto niente. 3, 2, 1. Ok, sto entrando, non ho visto il trailer, non ho visto niente, vi giuro, non sono entrato per niente su Fortnite, io ho fatto solo aggiornamento. Ok, alziamo il volume. Ora c'è il trailer, credo. E so che è diventato tutto di cromo e basta, cioè la mappa è... Trailer! Eccolo! Eccolo! Mi sono spaventato. Ma il trailer! Pronto, gioco il trailer! Gioco! No, no, il gioco non è... No, no. Ah, ok. Questo... Oddio, cioè, hanno messo nuove armi. Hanno messo il bunk tattile. Ok, guarda lì. Allora. Ok. È tutto di metallo. Spider-Gwen. Paradigma, sapevo che ci avevano una skin di qualcuno. E si blocca, no? Questa è una anima, cioè c'è una skin anima. Paralisi. Questa è quello che si chiama. Il cromo, ok. È diventato Splatoon 3. No, no, perché si blocca? No, no. Quella skin è bellissima, quella del gatto. È la mia skin preferita del passo, l'avevo vista. Oddio! No, no, è troppo... Questa qua è un boss. Quello lì è un boss. Che fa... spuntano tipo lupi di cromo, cioè io non ho capito niente. Ok. Allora, comunque era arrivata a livello 100, sbloccato tutto Darth Vader, finito tutto il boss. Ora, io V-Books ce li avrei, ce ne avrei 1650. Questa è la skin di Paradigma, che se non sbaglio l'avevano presa da qualcuno che non mi ricordo. Allora, il pass è questo. Però, agita. Amico, eccolo! Eccolo! Questa è la mia... Per prima cosa parliamo dall'inizio alla fine. C'è una cosa bellissima. Cioè, ormai è diventato tutt'altro. Allora abbiamo il Paradigma senza tuta, che Paradigma in realtà se 159 più questa qui non è una Paradigma. Dovrebbe avere il balletto, quello che si toglie la maschera, se la vede. Non so. Allora abbiamo il Mod, che non utilizza nessuno. Abbiamo questo zainetto molto molto bello. Perché qui questo qui si mette anche quando si mette la maschera. Poi abbiamo. Seconda tendaglia di Paradigma. Poi Paratus bello. Mi piace. Bene, ma farà anche il primo match, quindi non è. Questa mi, non so perché mi sembra quella di Sandy. Cioè dopo vado appunto, dopo andiamo a controllare. Perché mi dà. Cioè perché i colori sono uguali. Poi, il difensore lunare, ecco, perché lì era quella che ha guidato il match nell'evento di capitolo 3 season 2. E qua infatti il visore lunare, che è quella in cui noi stavamo nel momento capitolo 3 season 2, è il come si chiama? L'Ice Moon, dove era finito il Mecha quando ci fu l'evento contro il mostro del capitolo 1, cioè credo nel capitolo 2 season 1, credo. Non è che sto da tanto tempo su Fortnite, capitolo 3. Noi abbiamo lo spray che non è nessuno, bello, mi piace.
Io pensavo che era uscito a scrivere di come sulla shop, non mi faccio. Ti vado gli ebooks, ma cosa no? Allora abbiamo lui byte, gigabyte, che c'ha le mani di cromo. Non mi piace. È tamarro. No, brutto. Non mi piace, non lo utilizzerò mai. Poi c'è un paracadute che fa un sacco di rumore. Segnato dal crew, comunque a basso, perché chissà ci sono balletti, che prima arriva dal copyright, da YouTube, e questo è quello che può fare, mi dispiace. Allora, poi abbiamo il suo copertura, molto bella, con lo standard, ok. Ma proprio lui fa proprio parte del crew, credo che sta con il boss, praticamente non lo so. È tipo uno scagnolo. Ed è un aculeo carino, anche su carta base ci sta, solo che si vede che c'è uno spazio perché c'è un puntello. Però vabbè, la musica che non possiamo sentire e torna a volte. Ah, ok, questa è abbinata a lui. A volte niente può cambiare il suo destino, affronta l'ignota così. Ah, ok, non lo riesco a fare, lo sciocco dopo. Quindi vedete, questa qui si può utilizzare solo con lui, o meno che giusto. Questo è ok. Bello, mi piace tanto. Le borse sono bellissime. Bello, ci sta. Poi abbiamo lui in quest'altra versione. Vabbè. No, è brutto. Proprio questa skin non mi piace. Cioè, tipo, se mi dovete dare questa skin, proprio non mi piace. Poi abbiamo lei, tutta d'allenamento, bella. Poi abbiamo Grizz. Bello. A parte che c'è... Il procione è troppo bello. C'ha il joypad da PlayStation 5, cioè. C'è questa. Cioè in ogni pass c'è la skin troll. Ecco. È troppo bello. Però sembra fatto tipo di sostanze liquide, cioè, non lo so. Che dentro c'è lo scheletro con lui quello guida. Bello, ci sta. È fatto di slurto. Fatto di succo succoso. Andiamo nei books. Cartellina rosa, bello, mi piace. Ok, questa schermata è bellissima. Poi abbiamo il suo icon. Lui. No, non mi piace. Eh sì. Perché mi assomiglia a qualcuno, non lo so. Poi abbiamo il suo paracadute di lui, bello, e poi questa credo che sia solo per... Ah, no, non è abbinata a lui. Però sinceramente se la devo utilizzare, utilizzo solo quelle proprio... Quella sarà una scheda che utilizzerò molto, anche, non mi vuole fare i troll. Questa è troppo bella, c'è la skin più bella del pass, ecco. Cioè io prendo il passo per questa schiena, anche per la scheda di guarda che è molto bella. Abbiamo, vabbè, iniziamo poi la macchina. Ok. Bellissimo. Con i gatti. Troppo bello. Poi abbiamo un'icona. Figo. Poi non lo so. Vabbè, pesca i pesci, giusto? Ci sta. Questo è quello di lui. Infatti non l'avevo vista. Sardine, bello. Con le granate, non gira a fare pizza, però tipo di non ci fare se non c'è spugno. Si potrebbe venire tipo a camperare. No, perché mi va avanti? No, vabbè. Non ho fatto visto che è andata a rossi in laser, troppo bello. Andate a vader, c'è cioè, perché mi fa paura? E poi abbiamo un flosso. Bello. Questa è una skin bella. Anche un po' tamarro, però è bellissima.
Poi abbiamo i books, queste quelle, vabbè, non imparare, sono appena. Poi abbiamo il suo, allora vediamo come lei. È un, cioè, un anime! Non so se qualche gioco, perché io gli anime non vedo, tipo i manga, gli anime, no. Mai visti. Però non lo so, poi scrivetemi nei commenti, sembra se lo fanno di prova. Continuiamo, questa è la sua copertura, molto bella con i colori. Poi abbiamo il suo, no vabbè, ma credo che sia interagibile. Basta! No vabbè, troppo figo. Tirami su, buono, mi piace. E poi abbiamo la sua scia, il loro spray, vabbè, altre cose che non ci interessano. Io lei di questo stile, io nel mio armadietto non ho una skin anime, quindi questa qua sarà la prima. Va bene, abbiamo il suo icona, la copertura sua, è rosa, diciamo, per chi ci gioca, chi è femmina, ci gioca a Fortnite, ci sta. Diciamo, possono mettere anche quelle skin. Poi abbiamo questo. È bellissimo. No, verdura. Ok, va bene. Paradigma, tutta la guerra va sulla. Ecco, questa è per quella. Non stava nel medico, giustamente, cioè lei stava con i cosi, invece lei stava senza niente nell'evento. Ma cosa cambia? Ah ok, il visore è come la fondazione, ok. Aspetta, prima vediamo a luglio, è bellissimo. Però vabbè. Miau, wow, wow. Zaino, elettroguardia. Twin, bello. Anche diciamo i colori, sta reazione al pasta durante tipo un botto. Poi abbiamo l'aquilone, bello, bello, sembra quello di Batman, quello che stava nel pasto di Batman. No vabbè, troppo bello. Cos'è Miascolo? È il figlio di Miascolo. Vabbè, questo è lui, il rosa, molto bello. Io non ho detto la stessa scheda, è troppo bella. Vabbè, lui è anche bellino. È il fratello di Robin, quello nel capitolo 3 season 1, quello di Spider-Man. Una delle prime skin. Abbiamo lei. Questo l'avevo visto. È troppo bella sta cosa. Cioè io ti ho detto quella skin solo. A parte che la skin in sé è bella. Cioè mi piace la skin. Quindi praticamente come un balletto, quindi questo qua è un balletto che trasforma lì, va bene. Poi abbiamo lui. Poi particelle natale. Ok, molto bello. Copertura di Paradigma. Mi metta. Ah ok, oceano. Mimetizzazione. Ecco! Senza caso, il balletto, credo che sia il balletto. Credo che ci sia il balletto. Eccola. Poi abbiamo lei. Ah, che c'è lui e poi ci si trasforma in lei. Ok. Allora, Spider-Man. Paracadute. Cosa c'è, io quando gioco con gli amici ci metto una scheda di l'altro. Cioè ormai c'ho tre Spider-Man, se riesco a prendere anche questa. Abbiamo, bello, mi piace il tamburo. Abbiamo una sua icona, GG. Un Game One, allora. Attivo, si trasforma quando danneggia lì con un nemico, colpisce un punto. Ok. Quindi è interattivo, bello. Il palletto. Ma questo palletto c'è quando lo show. E quel palletto è quello che fa tutte le mosse, tipo le. Come si chiamano? Perché non mi viene il nome? La parola.
basso, bellissimo, mi piace. Questo qui, perché prima cosa otteniamo il pass, ottieni. Io non so se prendere, perché non so se ci riesco. Ma che mi devi bissare? A costo. Vai! Non ce li ho i back test, non ci sono nel 800. Eccolo! Il pass patacqua. Quanta soddisfazione. Allora abbiamo lei. E abbiamo anche 5. Ok. Ancora a livello 1, però. Allora, ci mettiamo questa skin con queste 5 stelle. Allora, non mi voglio prendere i V-Bucks, però mi prendo un'altra cosa. Qualcosa di bello. Dai, no, no, me le conservo, me le conservo. Allora, mettiamo lei. Cioè, io non so, cioè, io non voglio farla giocare con la mia telefonata. Un armadietto ci sta qui. Vediamo quello di Eden. Vediamo quello di Eden. Allora, ci andiamo questo perché poi mi danno fastidio. Allora, dove vieni? Allora, non sono sotto, eccola. Infatti sì, c'è la modifica stile. Ok. Così. Così. Cosa non ho visto questo stile? Vabbè. Quella skin si per sé è molto bella. Ci dovrebbe essere anche il balletto. No, perché. No, raga. No, raga, c'è stato un problema con il gioco. Vabbè, comunque vediamo un po', vabbè, i dati. Ormai io non sto cambiando. No, 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 no. Ok. Allora, facendo una partita veloce, facciamo solo per vedere un po' la mappa. E poi basta. Perché hanno aggiunto un sacco di cose che io ancora non so. Quindi voglio riuscire un pochino a capire almeno. Hanno fatto il nuovo boss che è quella che sta, eccola, Araldo, cioè Araldo, va bene. Questo è un boss che si trova in una nuova zona, quella, credo che sia lì, cioè credo che sia tipo un alieno, credo che sia stata lì. A parte che le ci sono state nella vecchia mappa, cioè nella mappa della scorsa season. Noi non siamo vecchia mamma perché ormai è cambiato tutto, praticamente. C'è stato tipo che c'erano delle chiazze di cromo proprio verso giù, dove si trova il verso il deserto, da, tipo verso stazione di sinapsi, circuito chunk. Era un po' raffreddato, cioè c'è un caso non riesco a parlare. Abbiamo 2 minuti, forte, per favore fammi iniziare veloce. Questo video non finisce più. Perché io voglio vedere la mappa, perché non l'ho vista per niente. A parte che hanno messo che se tu scivoli contro una persona la sbalzi. Cioè, sta cosa è buonissima. Tipo quanto... Poi tipo... Sei senza armi. Vedete, questo qui ti ha preso l'arma. Tipo, quando scende il mobile, vai sul palazzo più alto, dai il calcio, quello vola giù e tu vinci. Va bene, la skin è molto bella. Però vediamo l'aiuto. Ok. Va bene. Ok. Guardate che ho preso anche quella della marcia imperiale di Darth Vader. Che ora non me lo posso far sentire, cioè... Prova a passare i tubi del gioco. Partiamo qui. No, no, è iniziato. No, ok, non è iniziato. No, no, no. Perché
non inizia? Siamo nel 94. Ok. 10, 9. C'è tutto oggi, cioè perché devo fare il... veloce! Oh. Ok. Qui cre... non so qualcosa di tornato. No, non si fa proprio niente. Allora, buttiamoci qua. No, credo che sia... Qui sotto. No, è cambiato tutto. Buttiamoci qua. Credo che qui ci sia il boss. Guarda, è tutto di cromo. È tipo metallo liquido. No, vabbè. No, vabbè, la mappa l'avevo vista. Qui sotto, cosa c'è? Ma c'è un tornado di cromo. Spero che mi faccio un tutorial Fortnite come funziona. Oddio. Ma scendo giusto, non trovo di male. Qua. Sì, cari Araldo. Trovate una erba. Cos'è? Io riesco perché dice che lì c'è qui c'è un tornado di cromo. C'è un pollo di cromo, credo che lui. Pollo? No, il pollo è normale. Va bene. Allora prendiamo il cristallo. Il pollo è normale. Questo qui è il tornado di cromo. Che ora io non so. Oh mio Dio, sono diventato eco. Globifica. È diventato veramente Splatoon 3, aiuto. No, vabbè. No, vabbè. Ma è veramente diventato Splatoon 3. Ci sa che Splatoon 3 c'è tipo di... Oh mio. Evo cromo. Cos'è? Non ho questo giudizio. Io direi questo. Ok, dice come... Oh. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, cioè, abbiamo iniziato a capire quello che... No, c'era il mio teletrasporto. Cioè, basta che non mi uccido, per favore. Ok. Ragazzi, cioè io devo concludere qua il video perché il video è durato troppo. Ci vediamo al prossimo video su Fortnite. Nel frattempo faccio questa partita veloce. E ciao ciao!